Restiamo a Terranova, Bracciolini, sbloccati una parte dei fondi che erano stati congelati dal patto di stabilità. Il patto di stabilità è uno degli argomenti più sul banco degli imputati in questi ultimi mesi, che non permette di sbloccare i fondi che i comuni hanno a disposizione. Adesso è passata una nuova legge che permette di sbloccare una parte di questi fondi e ne usufruirà ovviamente anche il comune di Terranova pagando le molte fatture arretrate alle varie imprese. Il decreto emesso dal governo permette di portare fuori patto tutti i debiti esigibili al 2012. Per noi sono più di 2 milioni e mezzo, però abbiamo fatture per circa 600.000 euro. Il decreto parla di fare questo elenco e in una prima fase portare subito a pagamento le fatture pregresse che stanno nel limite del 13% della disponibilità di cassa che abbiamo. Siccome noi abbiamo una grande disponibilità di cassa, il 13% è circa 800.000 euro e dunque nei prossimi 10-15 giorni siamo in grado, come amministrazione di Terranova, di pagare le fatture pregresse a tutte le aziende fornitrici che ad ora non sono state liquidate per circa 600.000 euro. Sono le aziende che hanno fatto lavori sull'amministrazione di Terranova, aziende per i ripristini di strade, di frane, opere pubbliche, diciamo, legate al patrimonio, alla ristrutturazione delle nostre scuole, quelle non pagate perché già avevamo pagato, eravamo quasi in pari e comunque tutti i debiti legati alla seconda parte del 2012, per cui era già una situazione abbastanza buona. Lo sblocco di queste fatture, di questi pagamenti dal patto di stabilità ci permette, come ho detto, con la disponibilità di cassa di agire immediatamente.